Edgar Allan Poe, Boston, 19 gennaio 1809, Baltimora, 7 ottobre 1849. Fu uno scrittore e poeta statunitense, considerato tra le figure più importanti della letteratura americana, inventore del racconto poliziesco, detective story e del giallo psicologico, psychological thriller. Finisce per diventare anche uno dei rappresentanti maggiori del romanzo gotico, svincolandosi però delle ambientazioni, ma del quale eredita il gusto del mistero, dell'orrido e dell'angosciante. Sarebbe, sebbene la sua vita e le sue opere siano posteriori rispetto al periodo del romanzo gotico vero e proprio, Poe ha finito per essere considerato uno dei rappresentanti più importanti del genere. Dal movimento neogotico, infatti, eredita talune tematiche e suggestioni: il gusto per il mistero, l'orrido, l'angosciante, svincolandosi però dalle ambientazioni tipiche del gotico e sviluppandone più gli aspetti psicologici, indagando fra le ossessioni e gli incubi personali. Pertanto può anche essere considerato come un precursore del decadentismo. Scrittore di grande inventiva, ha anticipato generi letterari quali il romanzo poliziesco, il suo personaggio Dupin, si può considerare l'antenato più diretto dello Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle e la fantascienza. Biografia. Mi hanno chiamato folle, ma non è ancora chiaro se la follia sia o meno il grado più elevato dell'intelletto, se la maggior parte di ciò che è glorioso, se tutto ciò che è profondo non nasca da una malattia della mente, da stati di esaltazione della mente a spese dell'intelletto in generale. I primi anni di vita. Edgar Allan Poe, quando il nome alla, questo è il nome alla nascita, nacque a Boston nel 1809, figlio di due attori. Dopo la morte dei genitori, avvenuta quando lui aveva 2 anni, trascorse l'infanzia presso John Allan, un ricco mercante di Richmond. Nel 1815 si trasferì con gli Allan in Inghilterra, dove frequentò le scuole fino al 1820. Da bambino rivelò un'eccezionale memoria. La sua inclinazione, a volte forse eccessiva, per le rime e le anafore, gli valse presso i contemporanei l'appellativo di Jingle Man, coniato dal grande filosofo e poeta Ralph Waldo Emerson. La sua esagerata passione per la musica e la poesia fu causa di un violento squilibrio del sistema nervoso e della fragilità della sua esile fibra. Di sé scrisse: «Nella mia infanzia mostrai di aver ereditato questi caratteri di famiglia, discendo da una razza che si è sempre distinta per immaginazione e temperamento facilmente eccitabile». In William Wilson. I genitori adottivi gli vollero dare un'educazione strettamente inglese. Studiò in Inghilterra, dove i massimi scrittori e poeti inglesi esercitarono grande influenza sulla sua sensibilità. Le memorie di quel tempo sono raccontate nel William Wilson, dove descrive la sua scuola di Stoke Newington, antichissima casa di un misterioso villaggio dell'Inghilterra, ricco di passeggiate fantastiche sulle quali gettavano perennemente le loro grandi ombre immemorabili e olmi. Nel 1821, a 11 anni, tornò in America, dove compose le sue prime poesie. Espulso nel 1825 dall'Accademia di Richmond, si invaghì di Elena Stannard, madre di un suo compagno di studi. Inconsolabile per la precoce morte della signora Stannard, dalle lettere si desume che per parecchi mesi si recò solo di notte, anche sotto la pioggia, a piangere disperatamente sulla tomba di lei. In quell'anno compose rime ad Elena, poi a Eleonora, Irene Poe.
Ma solo Sara Elmira Royster esercitò su di lui un fascino irresistibile. Si innamorò con passione, ma il loro matrimonio fu ostacolato dal padre della fanciulla per vecchi rancori con il signor Allan, padre adottivo di Poe, per lo sconforto causato dalle triste vicenda che di nuovo gli sconvolse l'animo. Compose la poesia a Tamerlano. Per Poe l'anno 1826 fu decisivo perché abbandonò il padre, che non volle rispondere dei debiti di cui era, in cui era precipitato durante la vita studentesca dissipata che aveva condotto all'Università della Virginia. Accusato di essersi indebitato al gioco, Poe si trasferì a Boston, dove pubblicò a proprie spese nel 1827 il suo primo libro di poesie, Tamerlano e altre poesie, Tamerlane and Other Poems, che ri risentivano dell'impronta byroniana che gli meritarono la prima fama. Nel 1834, prima di morire, il padre adottivo, non essendoci stata alcuna riconciliazione, lo diseredò completamente. Mi racconti gli anni del successo, la morte, eccetera, eccetera, poetica, eccetera, eccetera. La morte di Po. La morte, dunque, passava direttamente alla morte. Po sembrava essersi ripreso dal suo stato di prostrazione dopo la morte della moglie, grazie ad un nuovo matrimonio. Qualche tempo dopo si recò da sua zia Maria Clem e qui avvenne il crollo. Cadde vittima in una taverna di una banda specializzata per raccogliere voti ed elezioni. All'elezione il suo corpo venne trovato martoriato ai bordi della strada e dopo qualche giorno, era il 7 ottobre 1849, spirò in preda ad un delirium tremens. Il 3 ottobre 1849 Poe fu ritrovato delirante nelle strade di Baltimora, in grande difficoltà e bisognoso di immediata assistenza. Secondo l'uomo che lo trovò, Joseph V. Walker, fu portato all'ospedale Washington College, dove morì domenica 7 ottobre 1849 alle 5 del mattino. Poe non rimase mai lucido abbastanza per spiegare come si fosse trovato in tali gravi condizioni, né come mai indossasse vestiti che non erano propri. Si dice che Poe abbia ripetutamente chiamato il nome Reynolds durante la notte precedente alla sua morte, benché non sia chiaro a chi si riferisse. Alcune fonti affermano che le ultime parole di Poe furono: Signore, aiuta la mia povera anima. Tutti i referti medici, compreso il suo certificato di morte, sono andati perduti. I giornali dell'epoca attribuirono la morte dello scrittore a una congestione al cervello o infiammazione cerebrale. Eufemismi comuni per le morti dovute a cause disdicevoli come l'alcolismo. L'effettiva causa della morte rimane comunque un mistero. A partire già dal 1872 si ritenne comunemente che fosse stato rapito a forza a bere alcol, quindi usato continuamente come un elettore, una pratica fraudolenta in uso nel XIX secolo e conosciuta come cupping. Altre ipotesi comprendono delirium tremens, cardiopatia, epilessia, sifilide, meningite, colera e rabbia.